La malattia è in realtà un fuoco divoratore, il fuoco invisibile che è il padre, sforzantesi di rompere in piccoli frammenti l'insieme della materia che noi abbiamo cristallizzato e accumulato nel nostro corpo. Sappiamo che la febbre è un fuoco. Tutte le altre malattie, come i tumori e il cancro, sono anch'esse delle manifestazioni di questo fuoco invisibile che tende a purificare il nostro essere e a liberarci dalle condizioni nelle quali l'abbiamo costretto, disobbedendo alle leggi della natura. Noi potremmo anche dire che la malattia è il risultato dell'ignoranza, peccato primordiale. E che la guarigione è la dimostrazione del sapere acquisito e messo in pratica, che è l'unico mezzo per avere la salute. Ecco, il Cristo incarna il principio della sapienza. Via via che egli si sviluppa in noi, otteniamo la salute. Per questa ragione, coloro che si propongono di guarire gli ammalati devono essere sviluppati spiritualmente e devono sforzarsi di infondere loro degli ideali elevati che li porteranno a conformarsi alle leggi divine che governano l'universo. È in tal modo che ci si può conservare in buona salute in questa vita e in quelle successive. L'Antico Testamento incomincia col narrare come gli esseri umani furono ingannati dalla falsa luce degli spiriti luciferici. È la causa di ogni affanno e di ogni sofferenza nel mondo. Tuttavia, l'ultimo capitolo del libro contiene la promessa secondo la quale il sole della giustizia si leverà portando nei suoi raggi il rimedio per tutti i nostri mali. Qui il riferimento è al libro di Malachia, capitolo 4, versetto 2. Ebbene, nel Nuovo Testamento vediamo levarsi il sole della giustizia, vera luce venuta per salvare il mondo. Siamo in primo luogo informati che questo Salvatore è stato concepito senza peccato. È indispensabile entrare bene in questa idea, cioè che è stato l'elemento passionale degli angeli luciferici a seminare sulla terra il dolore, il peccato e la sofferenza. Quando il potere creatore serve per la soddisfazione carnale, solitaria o meno, in unione legale o no, è per tutti un peccato mortale che non può essere perdonato e di conseguenza deve essere espiato. L'umanità intera soffre di questo peccato. I corpi deboli, le malattie che vediamo diffuse attorno a noi, sono il risultato di abusi che si perpetuano da millenni. Fino a quando non avremo imparato a dominare i nostri desideri, le nostre passionalità, non godremo di una salute robusta e duratura. Prima che il corpo del desiderio degli uomini fosse stato pervaso da questo principio demoniaco, ogni concepimento era immacolato e avveniva come un sacramento. Allora gli uomini vivevano in presenza degli angeli, puri e senza vergogna. L'atto della fecondazione era casto negli uomini, come nei fiori. Quando la passione penetrò nel corpo emozionale dell'uomo, l'angelo messaggero mandato da Dio lo ricoprì con una foglia, onde fargli comprendere l'ideale verso cui doveva ormai tendere, ovvero la castità, simile a quella delle piante. Quando gli esseri umani riescono a compiere l'atto generativo in modo casto e scevro di passionalità, come le piante, la concezione è immacolata. Il Cristo viene al mondo col potere di guarire ogni sofferenza umana e di vincere la morte. Ormai immortale, è la luce orientatrice che distoglie l'umanità dai fuochi fatui delle passioni e le inculca spirito di sacrificio e di compassione.
Ecco dunque l'ideale che dobbiamo cercare di raggiungere: purificarci dal nostro egoismo e dal nostro senso di cupidigia. Il nostro emblema è la rosa croce. Le sette rose rosse sono il segno del sangue purificato e la rosa bianca quello di una vita pura. La stella d'oro rappresenta la benefica irradiazione che deve avere ogni servitore dell'umanità per guarirla, soccorrerla ed elevarla spiritualmente. Ma fin tanto che il nostro Cristo interno non verrà fatto brillare, noi non potremo sentire né seguire le leggi della natura. E continueremo a contrarre malattie ogni volta che ignorantemente e ciecamente trasgrediremo queste leggi di Dio. Citiamo le parole di Emerson. Un malato è un miserabile colto in flagrante delitto. Egli ha derogato alle leggi di natura. Per questa ragione è indispensabile predicare il Vangelo di Cristo, affinché ciascuno di noi impari ad amare Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente, e il prossimo suo come se stesso. Perché tutto il male di cui la gente soffre, che ce ne convinciamo o no, proviene dal nostro incommensurabile egoismo. Se il nostro apparato digerente è sregolato, di chi è la colpa? Non sarà perché abbiamo accumulato dei veleni nel nostro organismo a forza di incollerirci e teso all'estremo il nostro sistema nervoso, cercando di asservire gli altri ai nostri fini egoistici? Non sarà perché coviamo rancore per aver fallito nei nostri intenti? In ogni caso, la maggior parte di queste malattie possono essere attribuite al nostro egoismo. L'egoismo, frutto dell'ignoranza, è il peccato mortale che assale l'umanità.